aveva proposto di sostituire niente poco di meno che Penna Bianca Ravanelli per i giovanissimi della Super 99. Alla fine così non è stato, Spin è rimasto il Torino e sarebbe vero degli ottimi risultati. Tra i ragazzi talenti interessanti ce ne sono tanti, Capitano, Matera, che è un ragazzo molto tecnico, molto veloce, che ha segnato una doppietta, ma anche il famoso Samarchese, diciamo famoso perché pur essendo un buonino, l'anno scorso ha giocato una manciata di partite già con i giovanissimi nazionali con i Mengini, andando addirittura ai playoff e segnando addirittura ai playoff al 12-2 per la qualificazione dei giovanissimi nazionali alla fase successiva che può portare alla Final Eight. Quindi insomma, diciamo, un gruppo di prospettiva, si tratta di ragazzi molto 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 giovani, però comunque che presentano delle buone qualità. Ok, perfetto. Dunque, io voglio dire un aneddoto ancora perché, come ho già detto qualche volta in trasmissione, sono arbitro e l'anno scorso io dovevo, anzi avrei dovuto arbitrare i giovanissimi regionali del Toro nell'ambito di un torneo. Poi, furbamente, diciamo, il Toro decise di farsi il torneo che era insieme a Juve, Empoli e Pinerolo da solo, senza dire nulla all'AIA, e dunque io non potei arbitrare nulla, e loro si fecero il torneo per conto loro, ecco, insomma. È una cosa che mi è rimasta particolarmente impressa questa. Dai, hai sempre avvelenato da non ti rivalere sui ragazzi, anche Sì, lo so. Dunque, come la scorsa volta, io ti chiedo, Diego, fra tutte le giovanili, se dovessi scegliere un protagonista del weekend, quale sarebbe? di Quaramo sono raccontato, ma insomma forse sulle categorie il ragazzo con più qualità. E quello da cui al momento ci si può aspettare di più è quello che come doti, come testa e come mentalità è quello che io dico che dalla prossima estate può essere pronto per la prima squadra. Dunque, pronto per la prima squadra? Tutto da valutare, però io dico non come protagonista. Davvero in campo in questo caso ho visto un gol veramente da attaccare di grazia, a parte il gol. Carattere, mentalità, carisma, modo di gestire la situazione della formazione, insomma, io vedo un grande futuro. Bene, bene, guarda, sicuramente del vivaio Granata lo sai meglio di me che è una delle promesse più cristalline. Certo è che è sempre tutto da vedere se chi è in prima squadra lo considera tale. È sempre quello il dubbio, poi, perché penso che tutti siamo d'accordo nel ritenerlo pronto per il grande salto, ecco. È chiaro che è tutto da valutare, ma al di là di quello che potrà essere il futuro, io vedo in lui in questo momento il protagonista del weekend. Chiaro. Dunque, passiamo a parlare di un altro argomento che riguarda le giovanili Granata solo in parte, perché ci fa molto piacere dire che un po' di Toro è andato a segno con la Juve Stabia. Infatti, Suciu ha segnato il gol del 2-1 della Stabia nella sfida persa dalle Vespe contro l'Avellino, proprio per 2-1, ed è stata la. Se, è stata inoltre la seconda partita in cui Vittorio Parigini è partito da titolare. Un Parigini che a quanto pare sembra essere preferito a niente proprio di meno che a Bu Diop, che è comunque un ragazzo che proviene dal nostro vivaio, ecco. Ah, io ci devo dire per realizzare, piacerebbe vederli in campo entrambi insieme, perché trovo abbiano caratteristiche diverse, per certi versi complementari. Sicuramente con piacere per Vittorio, il suo, insomma, è una stagione che ti commenta da sola, perché quando hai 16 anni e giochi titolare in Serie B, per quanto sia nella formazione ultima in classifica, per quanto magari non per un minutaggio estremo, però insomma ci può dire che è già un traguardo enorme per un ragazzo di università, ricordiamo la classe 96, e anche per lui spero che la stagione, insomma, finisca
vista nel migliore dei modi a livello personale, al di là di quelle che saranno le sorti della Juve Stabia, e che il prossimo, la prossima infatti si trovi la sistemazione migliore. Chiaro. Insomma, lo posso benissimo già sottoscrivere, non sarà il Torino, perché insomma un ragazzo così, dopo una stagione da quasi titolare in Serie B, difficilmente potrebbe tornare a giocare in primavera, anche conoscendolo, con ambizioni, come volontà personale, quindi la soluzione più giusta per lui sarà nuovamente il prestito, magari questa volta davvero da titolare. Credo che le qualità le abbia per poterlo fare. Io proprio domenica ero a Novara e un anno fa, all'incirca esattamente, ero a Novara per gli avvii nazionali, mi ricordo una partita in Novara-Torino risolta da Parigi, si poteva dire che tutto il pubblico quel giorno veramente aveva occhi solo per lui, perché una partita da assoluto protagonista, e il giorno prima aveva giocato a Parma con la primavera, cioè stiamo parlando di un ragazzo che ha delle qualità tecniche e fisiche fuori dal comune, quindi credo che insomma non potrebbe farsi bene giocare quest'anno, e soprattutto trovo che sarà ancora più decisivo il prossimo. Quello che si può definire in gergo giornalistico un baby prodigio, forse come baby prodigio l'unico che abbiamo al Toro, perché comunque Aramo va per i 19 anni ed è pur essendo bravo è ancora nella primavera, mentre Parigini... 95, Parigini è 96, diciamo che grande differenza non ce ne sono, sono giocatori diversi, io li vedo diversi ma entrambi con un grande valore in più. Quindi insomma non mi metterei a dare giudizi, diciamo così. Chiaro. Beh, io dico che ok che l'età anagrafica è poi solo, c'è poi solo un anno di differenza, ecco. Però di 96 che sono titolari nelle seconde leghe, nei campionati europei ce ne sono pochi, e pochi se non pochissimi. E dunque per me questo non dico basta, però è un fattore che conta molto nella mia definizione di baby prodigio. Io ripeto, per quanto sia forte Aramo, perché è forte e è naturalmente diverso da Parigini, io ritengo che Parigini sia forse un ragazzo che può dire qualcosa in più anche nel futuro, cioè nel senso non è da tutti nel 96 già partire. Non è da tutti i 17 anni già a partire titolare in Serie B. È una cosa che per... diciamo che c'è però anche una serie di circostanze. Non abbiamo la controprova del fatto che magari nella Juve Stabia non potrebbe giocare titolare anche a Ramo. Cioè, è una serie di circostanze. Non vorrei fare paragoni con i due, si tratta di ruoli diversi, giocatori diversi, entrambi di valore, poi ci ritroviamo fra 5-6 anni e vediamo, dai. Va bene, beh. Facciamo così. Quello sicuramente. Bon. Siamo in chiusura di puntata, io lascio a Diego i suoi saluti. Ciao a tutti, ciao a te Matteo, grazie mille per la collaborazione, ci vediamo presto, saluto a tutti gli ascoltatori. E noi ringraziamo te perché come sempre sei esauriente e precisissimo negli interventi. Da Settore Futuro è tutto, vi do l'appuntamento tra un'ora circa con Attualità Granata e vi auguro una buona continuazione e un augurio di Forza Toro, perché è un augurio.